Una mela al giorno leva il medico di torno. Ci facciamo una torta? Ma velocissima, in 10 minuti. Srotoliamo la pasta sfoglia rotonda. Andiamo a incidere con un coltello tutto il perimetro della pasta sfoglia. Così. Più o meno precisi, eh? Adesso tagliamo i pezzetti e li andiamo a togliere. Fate attenzione, mi raccomando, che non si rompano. Con il nostro tondo di pasta sfoglia lo andiamo a mettere in una teglia direttamente con la sua carta forno. La mia è da 22 cm. Ora andiamo a bucherellare la nostra base di pasta sfoglia e la mettiamo un attimo da parte perché ci dedichiamo alle mele. Andiamo a tagliarle in quattro parti, mi raccomando ben lavate perché in questo caso teniamo la buccia. E ora le andiamo a tagliare a fettine mantenendo la buccia. Cercate di fare delle fettine abbastanza sottili. Questa è una torta super scenografica, ma davvero facile da preparare. Ora che abbiamo tagliato tutte le mele a fettine molto sottili, mi raccomando, mantenendo la buccia, riprendiamo la nostra pasta sfoglia rotonda bucherellata e andiamo a fare una base con un pochino di marmellata del gusto che preferite. Io ho messo l'albicocca, ma può andar bene anche la pesca o qualsiasi altro gusto che vi piace. La spalmiamo bene su tutta la base. Ora che abbiamo fatto uno strato di marmellata di albicocche, andiamo a mettere le fettine di mela, molto sottili mi raccomando, in questo modo su tutto il perimetro della torta. Ora che abbiamo fatto un giro con tutte le mele, andiamo a prendere i nostri bordi della pasta sfoglia che avevamo tagliato prima e li andiamo a mettere davanti alle mele. Andiamo di nuovo con le mele. Un altro giro con la pasta sfoglia avanzata. E ancora mele. E ora l'ultimo pezzetto di pasta sfoglia e ancora mele. Ora che abbiamo messo tutte le mele, prendiamo la marmellata di albicocche che ci è avanzata e spennelliamo tutta la nostra torta di pasta sfoglia e mele. Un'ultima spolverata di zucchero di canna e via in forno per 15-20 minuti a 180 gradi, ventilato, basta, vado a infornare. È bellissima e veramente semplice da preparare. Adesso la fate raffreddare un pochettino, andiamo a togliere dalla teglia, possibilmente senza ustionarci, che ve la volevo far vedere bene. E la andiamo a finire con un pochino di zucchero a velo. Questa torta è bellissima e come avete visto ci vogliono veramente 10 minuti per prepararla, quindi allacciate il grembiule e fatela anche voi.